Come vedete siamo in un vero e proprio cantiere, ci troviamo a Roccella Ionica, questa è la chiesa di San Nicola di Bari, una chiesa, la chiesa matrice cosiddetta perché rappresenta per la comunità la chiesa principale dell'intero paese. Questa chiesa ha ereditato, pensate, addirittura degli altari che provenivano dalla chiesa del Castello dei Principi Carafa. Ora per la prima volta, poi è stata consacrata nel 1938, per la prima volta questa chiesa ha dei lavori radicali. Come vedete un cantiere alle mie spalle, Nicola Cosenza che è l'architetto che si occupa della parte diciamo strutturale interna per quanto riguarda il primo progetto di ristrutturazione, quindi che cosa comprenderà e quando poi sarà terminato. Sì, intanto c'è da dire che non sono il solo, c'è anche l'architetto Gigi Gerace che si scusa perché è stato trattenuto e non è potuto venire oggi. In fase progettuale abbiamo individuato tre tipologie di interventi sostanziali, quelli che sono stati ritenuti più urgenti in funzione delle somme a disposizione. La prima tipologia di interventi ha riguardato il rifacimento della pavimentazione, quello che vediamo oggi è il massetto di sottofondo. Abbiamo operato come primo intervento la rimozione del pavimento originale. Il pavimento arriverà qui? Il pavimento, quello definitivo, sarà ripreso con la stessa trama geometrica e materica di quello originale, quindi alla fine è come se rivedessimo lo stesso pavimento però in chiave moderna, e quindi con i decori che erano... Sarà fatto a mano? Come si realizza questo? A mano il pavimento sarà realizzato completamente in opera, così come quello originale, con la stessa trama... Delle piastrelle o altro? No, assolutamente no, in opera significa che verrà fatta un'unica gettata con il pavimento cosiddetto alla veneziana. Quindi decorato a terra? Decorato a terra con la stessa trama di quella originale, con le decorazioni che erano allora presenti, realizzate fin dal 1930, da quando è stata inaugurata la chiesa. E seconda tipologia di intervento ha riguardato il basamento dei muri perimetrali e del colonnato centrale, anche questi soggetti a fenomeni di risalita di umidità del pavimento. È stato rimosso, diciamo, il vecchio materiale e ricostituito quello nuovo con delle malti speciali altamente traspiranti. L'ultimo intervento riguarderà la parte finale sulla copertura. Come potete notare ci sono delle macchie di umidità dovute a fenomeni di infiltrazione di acqua meteorica proveniente dall'esterno, in quanto nel sottotetto, al di sotto delle tegole, non è stato realizzato fin dall'epoca originaria della costruzione un vero e proprio solaio. Un solaio, non c'è proprio il solaio, le tegole sono appoggiate direttamente sui listelli in legno. Come si faceva una volta. Come si faceva una volta, pertanto nel corso degli anni questo ha favorito l'infiltrazione delle acque meteoriche, quindi verrà previsto la rimozione delle tegole affinché si possa realizzare un sottofondo realizzato con un tavolato in legno opportunamente impermeabilizzato. Noi ci spostiamo all'interno della chiesa e andiamo ad incontrare, intanto salutiamo padre Francesco Carlino, gli altri responsabili, ora parleremo con padre Carlino, ma io volevo parlare con l'altro architetto, colei che si occupa della parte, diciamo così, liturgica. Dell'adeguamento liturgico. Adeguamento liturgico. Siamo ora sull'altare. Siamo già nella zona del presbiterio, il progetto di adeguamento liturgico è un secondo progetto. Che non ha finanziamenti da parte della CEI, ma è totalmente a carico della parrocchia. E l'adeguamento liturgico si rende necessario da diversi anni perché per un migliore svolgimento di quelli che sono i riti processionali e liturgici, e soprattutto perché per come era la precedente disposizione, che già vediamo modificata, c'era una certa costrizione, non era possibile appunto svolgere questi riti nel migliore dei modi. Gli spazi e allora, erano molto ristretti. L'altare, lambone è la sede del celebrante, abbiamo eliminato le balaustre in cemento che chiudevano proprio questo spazio e l'abbiamo aperto verso l'assemblea allungando questa zona del presbiterio, come possiamo già vedere. L'altare sarà posizionato qui al centro sotto l'arcosanto e l'ambone qui sulla destra proprio. Che materiale? Marmo? Saranno in marmo bianco. Questa scelta è importante perché, come già precedentemente detto, in questa chiesa ci sono gli altari antichi della chiesa matrice accanto, che era accanto a Palazzo Carafa, come possiamo vedere, e
vanno non nascosti dai nuovi elementi, anzi, però, evidenziati. Però i nuovi elementi hanno la loro importanza e quindi devono anch'essi venire fuori, emergere. Sono indispensabili per la funzione liturgica. Allora, grazie all'architetto Agostino. Don Carlino, una chiesa che lei vuole, tra virgolette, adattare alle nuove esigenze. Abbiamo visto eliminazione di alcune barriere, che quasi quasi un palchetto che avvicina ancora di più i fedeli. Sì, in realtà era necessario, da quando sono arrivato qui come parroco mi sono subito reso conto che era necessario con questo adeguamento liturgico. Abbiamo prima dovuto, come lei sa, pensare al restauro del santuario della Madonna delle Grazie, che è venuto veramente un gioiellino molto bello, apprezzato, dove si celebrano tanti matrimoni, vengono un po' da tutte le parti, un luogo molto bello. E bisognava pensare alla chiesa. Da quando sono arrivato il mio cruccio è stato questo. Quindi bisognava mettere mano anzitutto alla parte, come vi ha spiegato il tecnico, della pavimentazione, rifare tutto la parte dell'adeguamento liturgico, proprio per adeguare lo spazio dove vengono celebrati i santi misteri a quelle che sono le norme del Concilio Ecumenico Vaticano II, che appunto ci ricorda che la comunità celebra con il sacerdote, quindi la presenza di Cristo è nella comunità, è nel sacerdote, nell'Eucarestia, nella parola, nella Chiesa stessa, e quindi è tutta una teologia liturgica che abbiamo dovuto tener conto. Chi si occupa anche della parte economica, fino a Curcello, che noi conosciamo, ecco, gestire poi le volontà dei fedeli è importante, perché dà possibilità di fare opere, in questo caso utili all'intera collettività. Un lascito di questo tipo aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ancora ovviamente ce ne manca, vero? Le finanze non sono mai sufficienti per quello che si vuole realizzare in questa struttura. Sì, guarda, tu frequentando anche i comuni della zona e avendo a che fare anche con tanti sindaci, quando si parte con delle opere, principalmente opere di importanza rilevante, si parte con un quadro economico, dopo strada facendo si finisce ad avere sempre bisogno di altre somme per completare tutti gli interventi. Questi due interventi sono stati interventi molto importanti, sia nell'ammontare sia per quanto riguarda i lavori. Quanto è l'ammontare complessivo? L'ammontare complessivo adesso per il primo intervento è intorno a 300 e più mila euro, per il secondo intervento siamo sui 90.000 euro. Quindi superiamo, qua saremo a 400.000 euro. Diciamo che per quanto riguarda il bilancio della parrocchia, quindi quello che dovrebbe essere l'apporto dei fedeli, è l'importo in circa adesso sui 140.000 euro. Con l'aiuto di Bianca Maria Riganelle, che quindi a lei dedicheremo, metteremo poi una lapide dove, ecco, ad imperitura memoria ricorderemo che questo altare, tutto il lavoro della zona absidale dell'altare è stato fatto grazie all'ascito della carissima Bianca Maria Riganello.